Buon pomeriggio cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in differita questo video su YouTube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché invece qui su Twitch ragazzi siamo sempre in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17, potete sempre trovarci qui, quindi vedete anche voi che più siamo meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. E oggi continuiamo col terzo episodio di God of War. Più che altro vorrei un attimo sistemare un po' le abilità e quant'altro, che forse è meglio. Solo che per fare questo dobbiamo andare comunque a un banco preso. Cioè abbiamo pure questo sull'arco ora. Facciamo così. Richiede potenziamento ascia 3. Ah, ok, che giustamente ci dobbiamo andare a potenziare dall'altro lato. Vediamo qua invece, stiamo a posto mi sa. Perché non ci abbiamo qualche... Direi di no. Comunque perde sempre qualcosa. Niente di che, niente di che. Dobbiamo aumentare comunque l'ascia. E se lo scudo posso fare qualcosa. Io volendo posso andare qui? Fin quando non trovo un teletrasporto, nada mi sa. Vabbè. La barca, via. Lei. Nella luce. Chi? Lo sai. Sai anche la risposta? Non c'era. Non che te ne importi qualcosa. Tieni a freno la lingua. Fino al termine del nostro viaggio, uno di noi deve rimanere vigile.
Non confondere il mio silenzio con l'indifferenza. Sfoga pure il tuo dolore, ma lasciami al mio. Mi dispiace. Non avevo idea. No. Perché dovresti? Tu non mi conosci bene. Lo so che non è stato facile. Ok. Nella luce mi è sembrato fosse passato solo qualche secondo, se ti consola. Mi fa piacere saperlo, davvero. Allora, dovremmo tornare a Midgard, affrontare l'alito nero, o c'è altro da vedere in questo regno? Mamma era una guerriera, dice Sindri. Anche lei era in guerra. Più o meno. La sua famiglia fu decimata dai nemici. Sopravvisse solo lei. Divenne una guerriera, ma la sua guerra era restare viva, sopravvivere da sola a un mondo spietato. Per questo chiese... Siete tornati, impegnati, eh? Che osservatore. Ho un grande spirito di osservazione. Sembra che vi prepariate per un lungo viaggio. Cosa vi interessa? Ah, mi dà sta roba pure? Non avete fretta. Cosa posso fare per voi? Ok, lo vorrei potenziare, ma... Sì, giovane. Ah, cos'altro ti serve? Non dovreste permettere a mio fratello di metterci le mani. Ma se lo farà, ditegli di temperare il suo acciaio perché sta rovinando la lama. Ok, quindi questi non si possono potenziare, o meglio, non c'ho le cose. Questo è tutto peggiore. Più 10 di difesa, più 3 di vitalità, però perdo forza. Sì, ragazzo. E torniamo a te. Che sorpresa.
Scelga pure, signorino. Che manca ancora? C'era altro di cui parlare? A Midgard c'è un tempio abbandonato che un altro nano ha trasformato nel suo deposito personale. Pieno zeppo di tesori trovati durante le sue avventure nei regni. In tutti i regni? In quali è stato? E cosa ha riportato a casa? Fafnir era un collezionista compulsivo di artefatti magici. Più ne otteneva e più ne desiderava. Per lui non esisteva regno troppo rischioso, né cimelio troppo pericoloso. Una volta si è avventurato a Niflheim. Per una cote, pensate. Ah, doveva essere una cote speciale. Questa storia ha un senso? Sì che ce l'ha. Guarda caso, ho la pietra d'accesso. Che strano, del deposito. Non avrei mai detto che ci avesse una... qualcosa di utile lì dentro. Un senso. Forte. Grazie, Sindri. Ma ciao, Sicco. Buonasera. Se per caso trovaste quella cote, beh, sarebbe proprio carino da parte vostra riportarmela. Ok, vediamo qua dove dobbiamo andare. Beh, non acquisti questa, acquista quasi per forza. Si state andando al suo deposito. Ci sono stato più di un secolo. Allora, mi servono gli obiettivi. Mi serve selezionare questo. Ok. Le trasporto solo se trovo qualcosa. Vi si era annidata ogni genere di sporcizia. Ah, potevo farmela a piedi. Non si arrabbia il tuo amico se lo derubiamo? Oh, no, per niente. È morto, credo. Oh, mi dispiace. Credo. No, non ti dispiacere. Queste cose succedono se si viaggia tra i regni collezionando preziosi artefatti. Un'altra parte di codice. Vediamo se combacia. Padre, ho una confessione da fare. Che sento. Beh, non è la prima volta. Quando abbiamo incontrato Brock, la sua bestia mi ha detto che qualcosa si nascondeva fra gli alberi. Per questo non voleva muoversi. Te l'ha detto? Beh, potevo sentire quello che sentiva lei, le sue paure. Se succede ancora, devi dirmelo, capito? Promesso. Ma il tipo non c'è perché mostra dall'altro lato, quindi. E adesso? Abbiamo la luce. A Midgard. Ah. Ma tutta sta roba c'è, eh? Ok,
Cioè, ogni cosa lo vedo diverso. Ah, dall'altro lato. Allora, Midgar è al centro dei regni. Premi Y per tornare a Midgar. È pazzesco pensare che tutti i regni esistono nello stesso spazio, uno sopra l'altro. È come se ci fosse anche a te. Senza muoverci. Poi esplode tutto? Siamo stati in un altro regno e abbiamo visto tuo fratello. Beh, non in quest'ordine. Tu hai permesso a quello smidollato di toccare la tua ascia? Mm? Lo sai che quello ha perso il suo talento, no? Un giorno ho preso e me ne sono andato. Tentava di trascinarmi a fondo con lui. Un giorno ha preso e me ne sono andato. La nostra piccola? Anzi, al contrario. Beh, anche un maiale cieco può scovare un tartufo ogni tanto. Ma sai che cosa conta realmente? No, dici, dai. La coscienziosità. E io trasudo coscienziosità da tutte le parti. Gli hai dato un colpo sopra e ha fatto? Che cosa hai fatto? L'ho migliorata. Bene. Quando la finite di ciondolare vi chiederò un favore. Cosa c'è, nano? C'è un alchimista, Andvari, che lavorava alle miniere di Volundor. Non ho sue notizie da un centinaio di inverni, o giù di lì. Che sarà mai? È probabile che sia morto, ma forse voi riuscirete a trovarlo. È un nano come me, ha un bell'anello verde e mi deve un favore. Lo cercherete? Se lo incrociamo. Ah, ho capito. Non si fa niente per niente, eh? D'accordo. Se troverete Andvari, gli farò creare qualcosa di speciale per voi. Con questa pietra riuscirete a entrare dentro le miniere. Vabbè, queste sono tutte missioni secondarie, ovviamente. Basta! Risolvo io. Vado, più 26 di difesa? O si inizia a ragionare? Dimmi pure, ragazzo. Ti hai scordato? Roba altro, adesso. Ho perso tempo con voi. Tu hai perso tempo con noi? No, ho perso tempo io con te. L'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli lo troverete. Ricordi la strada per arrivare all'alito nero? Certo. Dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. La statua di Thor che abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E in quale direzione è? Siamo a metà mattinata. Il sole è laggiù, perciò... è sud. Bravo.
presi! Li abbiamo presi tutti. Così sembra. Vai, vediamo che sai fare. Oh, la magia della strega è ancora su quei bastoni del disprezzo. Tempo risparmiato. Guardalo, sentilo almeno. Ok, quello però ora possiamo aprirlo, no? Come si faceva? Ah, ho bisogno di un... Eccolo là. Chi sei? Kratos non lo sai. Però presto morirai. Ragazzo, qui. Dai, leggi. No, oh, me lo stavo giusto chiedendo. C'è gente? Che Kratos non lo sappia, ormai ripeto, è saputo. Qualunque cosa. Attenti al Seior e a chi lo pratica. Quella magia insidiosa è mutevole, così come le anime di chi lo padroneggia. Più potere evocano, meno rimangono loro stessi. Che sia in questo modo che si trasformano in redivive. Ah, ok. Allora, noi dobbiamo andare dall'altro lato. Fa di nuovo tutto il passaggio. Bene. Andiamo. Apriti, sesamo. Questo ci poteva dare qualcosa. Dal deposito di Fafnir? Oggi mi sento creativo. È stata una visita di cortesia. Esattamente. Andiamo! Lupi! Attento, padre! Un altro. Non è qua che... Così. Ok. Padre, credi che possa portarla adesso? No. Ma... Ho detto no. Ok. Dai, è andata bene perché ha detto no e no, non lo so e non ti ha detto di stare zitto. Io sarei contento di te. Oh, dove sta? Chi avrà scolpito il volto nella montagna? Tu lo sai meglio di me. Grazie. Stai attento. L'imprudenza ci fa solo perdere tempo. Vero. Aspetta.
Chi ha scolpito il volto nella montagna? Abbiamo detto, tu lo sai meglio di me? Ma in che senso? Beh, ecco di nuovo l'alito nero. Che facciamo? Vediamo se la strega ha ragione. La strega ha sempre ragione. Aveva ragione. Vieni, finiamo l'opera. Aumenta anche la musica, ragazzi. Tutt'altra storia ora. Ma stiamo entrando nelle radici della statua. E farlo prima. È bloccato. Su, scaliamo. Ok. Quindi nada. Vabbè. È il giallo e il colore della vita. Prima di sparire, andavano sulle montagne di Midgard. Sono spariti? Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno tornati a casa. A Jotunheim, forse. Chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. Buio. La bocca, ecco. Altro alito nero. Di altra cosa. Quell'emblema era sulla porta per Jotunheim nel tempio di Tyr. I giganti sono stati qui. Apriamo? E apriamola, su, via. È un cervo. Mai sentito storie di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi è. Che cazzo è sta cosa? Scherziamo. Niente. Allora, è inutile che parlo con sto tizio, perché figurati. Che dice? Bestia al guinzaglio, schiavo incatenato, il mio richiamo l'ha solo sognato. Dai, che cos'è? Dai, dite la vostra, che cos'è? Come che ha detto Tristan? Non presti attenzione. Ma va bene, Tristan. No, non me lo dice più. Lo dice.
Ok, vediamo allora. Perché dove c'è qualcosa rosso non si può passare. Ci stanno mettendo alla prova. Ok, così va bene. Il pavimento non significa nulla, manca qualcosa. Vabbè, manca l'altra parte. Pensavo già fosse illuminato. Credo di esserci quasi. È la risposta. Libertà. Sì, può andare. È la libertà. Fai pure. Ok. Frelsa. Che sta facendo? Oh, cazzo. Mi ha fatto incazzare? Pensavo ci fosse un ponte. Ah, i giganti ci mettono ancora alla prova. Quella cassa lì non la posso prendere? La posso lanciare questa, vero? Apri di porta di muro. C'è un cristallo in quel portafiaccole. Lo accendo. Accendilo. Meglio, no? Mica tanto. Dobbiamo scendere per salire. Questi sono troppo stretti per i giganti. Perché ridi? Oh, dici sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli elfi e gli Ulduvolk. Non sono grandi davvero. E il serpente del mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico esemplare. Grazie per l'abbonamento, sì. Cioè, questi si chiamano quindi giganti, ma in realtà non sono giganti? Un topo, non possiamo uccidere. Ok, qua c'è una strada che sale. E qua possiamo andare oltre. E allora andiamo a vedere sopra. Qua c'è una luce. Scendi. Cosa c'è qua sopra? Ah. C'è una cassa. Che apriamo, ovviamente. Troveremo l'arma di fine gioco. Più 15 di difesa, ma perdiamo 3 di vitalità, 8 di forza, 4 di fortuna, ne però più 13 di... Poi se faccio LS mi dice... Vabbè, io quasi quasi lo uso. Vabbè, va, dai. Diamo un botto di difesa. Vai amico, solleva sta piccola pietra. Queste redivive non mollano. Non sono pronto. Ha detto le di Oscar.
Sono in arrivo. Disponibile. Dietro di te. Mi serve tempo. Mi chiedo alle scatole che devo mirare quello. Fuoco da sopra. Sono pronto. Quasi pronto. È il corso. Ne resta uno. È stata più dura del previsto. Non parerò mai. Ma quelli chi? Quelli che volavano? Poi la re ereditiva, la una così. Oh, ma là c'è un coso. Di Oscar. Quelli che volano, perché sono un'altra di scatola a colpirli. Come qualunque cosa che vola con il joypad non è il massimo, almeno per me. Non sono abituato a usare il joypad. Dov'è la cassa qua da aprire? Amici, amici. Io non vedo la cassa. Che c'è? C'è una volante. Difficile. Allora, qua c'è una cassa. Non è quella che ci serve. Però questa appesa mi dava fastidio. Allora, andiamo qua. Cazzo, cosa? Beh, non ha funzionato. Go!
Come sapevi che era lì? Si vedeva. Cioè, vabbè. Vediamo se devo fare qualcosa qua vicino. A che serve allora sto coso? Me lo dà pure da colpire, tipo. Nuovo set di artefatti, vabbè. Congelato. Effettivamente. Ok, là ci abbiamo un ponte che ci porta su. Poi invece ci porta da quest'altro lato. Secondo me ci allontaniamo dalla cassa che voglio trovare. Dove cavolo è sta cassa? Poi abbiamo sto coso. Dove va messo? Eccola qua la cassa. Non vediamo manco i simboli, però. Altri droghe. Questo. Come sempre, gira a caso, tanto ci sbatti contro. Sì. Effettivamente potrebbe essere così se mi chiamassi nano volante. Ma non tutti hanno la fortuna di nano volante, come sempre. Anche là. Un altro cristallo di luce. Allora. Andiamo a prendere prima questo qua. Guarda questo posto. Sembra così morto. Volevo dire antico, ma va bene anche quello. Sembra pessimista sto Kratos, eh? Vi faccio notare che sono mesi che non trovo 5 stelle al tuo contrario. No, in realtà l'hai trovato sicuramente su Genshin. O da qualche altra parte, sicuramente. Vai, leggi. Ragazzo. Signor sì. Bravo, così si risponde. Bravissimo. Vedi che stai imparando. Un attimo, fammi leggere. Pure. Ho lasciato il segno. Quando la montagna era fredda, furono Meloa e Onfreis a darle vita, anime erranti da terre lontane che hanno assaggiato l'idromele della poesia.
in cerca di ispirazione si trovarono l'uno l'altra, e così grande amore. Sulla cima della grande montagna di Midgar fu costruito un ponte segreto, qui crearono un luogo da chiamare casa e fortezza, per vivere liberi dal destino, conoscere solo loro stessi e gli altri. La montagna divenne un rifugio per i reietti artisti, per Jotnar e nuovi amici. Molte attenarmi fece pellegrinaggio verso questo focolare, anche ora, mentre ci ripariamo dalla tempesta, che nessuno dimentichi l'accogliente spirito della montagna. Sembra che la montagna fosse niente male. La mamma amava gli artisti. Ma forse per questo ci ha fatto venire sulla montagna questo. C'è tutto sto casino perché... Ah, ecco qua. BNR. Banca Nazionale della Repubblica Ceca. Quindi sulla N c'è qua. L'altro dov'era? Banca Nazionale Raffaele. La R c'è qua, sì. E il terzo dove sta però? Non me lo ricordo. Qua non c'era, vero? Non voglio andare là sotto. Atreus, da me. Ok, arrivo. Ecco. Ma già sta N. Non è la N qua. Cavolo, non la prendiamo anche da qua giù? Cala B, vero? Ah, 2 di 3. Ok, come sospettavo, da qua ce ne dobbiamo andare. Andiamo a 20, a 20. A 30. Un bel po' di cadaveri. No, me l'impressione. È a lui. Dimmi cosa vedi. Cadaveri? Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Pura? Proprio una minaccia minacciosa. La statua, siamo passati. Grandi. Andiamo dall'altro lato. Aspetta, io mi vado ad aprire la cassa. Poi fate come vi pare. Accendiamoci per questa luce. Ah, che senso ha nascondere una biblioteca? Ma mica è nascosta, c'è semplicemente una porta chiusa. Leggi, dai. Ho già visto. Cosa dice? Non si può parlare al serpente, ma il suo astio nei confronti degli Aesir è evidente. Non potremo distruggere il tempio di Tyr finché ci sarà lui. Comunque, grazie alla sua presenza, il lago dei Nove ha completamente sommerso il tempio. Quindi il nostro obiettivo, ovvero impedire il viaggio tra i regni, è stato raggiunto. Cioè, questi non volevano che ci fosse i viaggi tra i regni. Perché?
Cosa dici? Sì. Ah, dice sì? Oh, questa è Durator. Uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non lo so. Questo già... Ah no, questo già l'abbiamo visto. Eccolo qua. Durafor. Un cervo dell'albero del mondo, sveglia i cancelli di Jotunheim, padre dei giganti. Questa è proprio la loro montagna. Eh no, non c'è detto niente di nuovo, però. In realtà. No. Ancora no, scusa. No, non ti scuso. È la vergogna della famiglia. Ok, qua siamo dall'altro lato. Non possiamo fare nulla. Possiamo solo rompere le cose a caso. Oh, qua ci manca un cristallo cristalloso. Dove lo troviamo? Posso trasformarmi oppure no? Proviamo. Il picco è la nostra meta. Dobbiamo salire. Ok, qua possiamo stare da sotto. Qua possiamo salire. Wow, il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No. La sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Che ne sai tu che non lo sapevo? Che essendo ci parlavi? Non lo so. Sarebbe un cristallo. Vabbè, poi vediamo, dai. Allora, saliamo lì e ci buttiamo là, per forza. Via. Manco l'aspetto l'Arcon del fuoco, credo 5.3, quindi ancora 2 mesi circa. Vedi. Lo dà comunque, figurati. Conoscendoti. Leggi. È un nome, credo. Ras-Lir. Significa terrore. Ras-Li? Proprio lì? In quel senso? Che cos'è? Strano. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse è una lanterna. Niente stoppino. Non ci serve. Il Bifrost illumina la strada. Chi ha acceso queste torce? I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Sale, risale. Cosa vuoi buttare la corda giù? Poi invece cosa ci abbiamo? Poi da dove siamo saliti? Ok, andiamo più avanti, c'è un'altra corda. Però c'è una cassa. E là ce andiamo a prendere allora.
Cioè, solo argento? Vedete, c'è da 2700 di argento. Però solo argento. Ehi, smettila. Dai, stavo solo. Va cioè, bene. Ha detto ehi, smettila. Prendete esempio da Kratos. È un ottimo padre, ragazzi. C'è padre migliore di Kratos. Wow. Il cuore della cos'è montagna. Tutto questo. Dove siamo? Una miniera. Se questo va fino in cima, siamo vicini alla meta. Ti piacerebbe. Capì. Come si usa? Una cosa alla volta. Ah, tempo al tempo. Ci sarà qualcosa che possa percorrerli. So come funziona. C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh! Ragazzo! Vabbè, dai, sapeva come funzionava, dai. Oh no. Ora capisco perché Kratos è così. Sotto la roccia. Sei stato avventato. Ecco. Sì, è vero. Mi dispiace. Forse possiamo trovare una strada lassù, dopo esserci sbarazzati di quelle cose. Che succede a quel droghe? Esplode! Droger ucciso. Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù. Forse c'è una strada lassù, in quel passaggio aperto. Non andrà da nessuna parte. Riosta! Ok, andiamo un po' qua. Una volta chiusa. Non possiamo ancora... Ci serve qualcosa per passare. Guarda, hai fatto tutto questo danno, eh. Ragazzo. Quindi evita di lamentarti. Cortesemente. Su, vieni. Aspetta, 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 sbada, torna indietro. No, fa tutta l'animazione. Mi sembrava che ci fosse qualcosa. Vieni. Qua dietro. Ah no, sono... Okay. Su, vieni. Atreus, da me. Qua dove siamo entrati? Non ci possiamo entrare. Guarda una cassa dove sta nascosta. Riosta.
Questi marchi ingegni sembrano nanici, ma le sculture in pietra sono chiaramente ioni. I giganti abbiano abitato queste montagne oltre ad averle scavate. Cosa dice? Certo. Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. No. Ma ci siamo andati. Qua cosa fa? Potresti spezzare la corda. Ok, andiamo a vedere. Chiedevo chi avesse svegliato ogni dannato Drogher sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Allora, questo mi dà forza e fortuna. Questo mi dà forza, vitalità e fortuna. Questo forza e vitalità. Sorriso è un'arma vincente, ma perché rischiare? Ci vediamo quando ci vediamo. Ma va? Ok, dovrei essere stato questo nascosto qua su. Altre trappole. Una galleria, troppo piccola per te. Entra. Ok. Ovvio. È una montagna. Avete messo paura a quell'alchimista? Niente. Ok.
Stai bene? Certo. Ci riesco. È la stanza principale, ma quella come la apriamo? Cerca la catena che la apre. Sposto sto Si muove e siamo bloccati. Il carrello è ancora attaccato. Lo vedo. Bene. Grazie al suggerimento, amico. Andiamo. Allora, prima vediamo qua dentro. Questa è una trappola, no? Come faccio a spostarlo ora? Lassù c'è una via attraverso la porta. Che è sta cosa qua sotto? Una pietra a caso? Ani? Ah no, sono... Quanta roba. Dobbiamo buttare questa cosa da vicino. Vai. Ci siamo. Troppo facile. Cosa di speciale? Lo sento. Funziona. Ma lascia aperto.
Ah, perché devo spingere ancora sto coso, quindi. Vai. Dai. Che farà saltare là sopra, chissà. Yeah. Credo sia più avanti. Vedere proprio come funziona sto coso. Premuto. Sembra pesante. La corda è ancora bloccata dalla pietra. Non dovremmo spostarla. Nient'altro qua. Vabbè. Dici tu basta? Qua sopra siamo già andati, mi ricordo. Infatti qua non c'era una, siamo dall'altro lato, siamo andati. Qua cosa c'è? Ah, siamo sul ponte. Illumina. C'è un tizio. Ok, ci sono troppi laggiù. Ah, questo si cade giù. Qua si cade giù. Umbe. Posso andare da sotto, ma posso. Ah, questo crollerà il palazzo qua. Davanti, nemici. Riosta. Mi serve tempo. Sono avvocando. Sono pronto. Guardiamolo. Poi. Semplice. Questi erano 51 da colpire. Ne ha colpiti 3. E quando ci arriviamo a 51? Vai.
Adesso facciamo così. E facciamo... cosa? Partiamo in questo. Via. C'è un po' di luce, qua non si vede nulla. Quanta roba vecchia. Se non ci serve, lasciala perdere. Lo so. Ok, siamo qua, vediamo dove ci porta. A una cassa. Perché non è affatto male se ci desse l'arma di fine gioco. Meno forza ma più difesa. No, questo giro no. Il gonnellino va bene questo. Il figlio lo sa, lo sa. Il figlio sa tutto. Mentre noi non sappiamo nulla. Il problema è che non abbiamo sboccato niente qua. A parte prendere quella cassa da... ah, aspetta, c'era un buco con un'altra cosa. Dove ci portava? Eccolo. Grandissimi. Usci porti. Ah, siamo scesi giù, ok. E qua non c'è la... ah, qua non ho fatto scendere la catena. Salire, non possiamo risalire. Fa scendere questa catena qua. Ma che ci serve questa catena? Ma che ci frega? Ma che c'è un po'? Porta. Giusto. Allora, vediamo qua cosa Atreus, c'è. Atreus, qui. Ma restiamo qui, dai. Troveremo la soluzione. E qua sto uscendo? Da dove eravamo entrati, forse? No, vero? Anche perché lui ci ha detto restiamo qua, troviamo la soluzione. Quindi può essere che stiamo uscendo. Allora, qua ci siamo andati. E da qua forse venivamo. No, era l'altra porta quella chiusa. Questo non si può spostare? No. E quindi noi abbiamo portato sto aggeggio qui. E a cosa ci serve? A cosa ci serve?
Mi saluto lunedì, non mangia troppe caramelle, Luce. No, le caramelle sono sopravvalutate. Allora, noi arriviamo qui e poi... Non posso fare niente qua. Poi posso buttarmi giù, ma torniamo di nuovo dove stavamo. Allora, qua c'è una catena da sopra, ma io sopra non ci posso andare, giusto? Ci posso andare con il coso, però. Con il carrellino. A trovarlo il carrellino. Ciao, Sick. Buon Halloween anche a te. Adesso ci sono andato da questo lato. Mi sembra strano, però proviamo. Ok, possiamo raggiungere quella roccia. Cioè, come ho fatto ad andarci di qua? Infatti la cassa qua sta aperta. Ci ho ripensato. Ci sono arrivato lì e poi ci ho ripensato. No, ne vale la pena. Per tuo padre tutto è possibile, amico. Ma quando lo imparerai? È sempre troppo tardi. Ce l'hai fatta. Adesso possiamo azionare la carrucola e salire su in cima. Cortesemente, non toccare più nulla, però, eh? Cortesemente. Stai pronto! Però puoi farlo in lungo. Qui intorno.
cavolo, pensavo non lo fosse. Ancora altri tre. No, perché da dove? Occhio alle spalle! Al colpo! Pronto! Oh! Cos'è questa? Attenzione! Troppo. Boom. Al marchingegno. Il materiale che unisce la furia del fuoco alla tempra del ghiaccio si genera con le grandi battaglie. Si usa per potenziare il Leviatano. Ok. Attacco runico pesante. In questo momento usiamo questo. Lo lasciamo così, dai. Dove erano? Se riuscissimo a salire con l'artiglio, arriveremmo subito in cima. Ho capito. Bravo. Ci ha messo un po' di tempo. Ora l'avrà capito, dai. E funziona così. Ci entra a pennello. Ehi, aspettaci. Lo dovrei bloccare. Come faccio a bloccarlo? Lo lascio, tipo. Ecco. Come blocchiamo gli ingranaggi? Dopo che l'ho capito, me lo dici. Dovrebbe andare. Grazie. Questo tuo supporto morale. Si parte. Ci porterà dritti fino in cima. Lo scopriremo presto. Sarebbe finito il gioco. Lassù c'è qualcosa di strano. Potrebbe essere pericoloso. Lascia perdere le supposizioni. Pensa alle cose concrete e tieni gli occhi aperti. Sì. Signor sì, signora, si dice. Ora siamo più vicini alla cima. Ma non siamo in cima.
Ehi, questa non è rotta. C'è un messaggio. Una preghiera dei giganti. Affinché gli antenati veglino su di loro e li guidino verso casa. Ragazzo. Aspetta. Credo di sapere come funziona. Già hai fatto un guai l'ultima volta. No, ma che... Guarda. La mongolfiera... Wow. Che hai scritto? Fanculo, stronzo. Ho chiesto di vegliare sulla mamma. Veglieranno anche su di noi durante... Le cose cinesi. Come si chiamano? Non mi ricordo il nome. Andiamo. La strada è lunga. Caspita, cosa... Indietro! Ecco dietro. Oh, allora, ragazzi. Qua invece non c'è niente. Nada. Vabbè. Ok, là c'è del fuoco che vuole fuocheggiare. Lascia. Nella galleria. Vado. Attenzione. Altre prove. I nani avranno scavato questi tunnel per aggirare le trappe. Buon per noi. O meglio, buon per te. Buon per me. Ecco. Specifica. Lanterne cinesi, vero? Sì. Non ci credo. Non sei d'aiuto. Ci vediamo dall'altra parte. E quella cassa come la prendo? Ok, andiamo. Pure. Allora non lo colpisce. Eccolo. Ah, ok. Si blocca da solo. Ah, là c'è pure roba, però. Stiamo perdendo un sacco di forza, però. Secondo me. Ecco, questo ci dà 3 di forza. Lo stiamo perdendo, ce lo mettiamo. Tra l'altro, l'arma non è che la posso... Ah, questo ci abbiamo. Tutto peggio. Poi non la posso potenziare perché ho bisogno di... del tizio... No, no. Mentre invece qua c'è roba. Ok. Andiamo avanti. Un altro montacarichi. Forse la strada sarà più corta del previsto. Ho i miei dubbi.
Una volta in cima, quanto lontano pensi che risulta? Ah, c'era forse che potevo prendere. Al serpente del mondo. A casa. Lo scopriremo una volta arrivati. Ora, occhi aperti. Oh. Atreus. Sto bene. Ho solo perso l'equilibrio per un attimo. Sai, per essere così forte ti preoccupi troppo. Se non lo facessi, moriremmo di certo. Sarà, ma non mi sembra divertente vivere così. Lo sto dicendo all'inizio. Sta zona mi sembra. Questa sembra quasi un'arena. Che mo saliamo e escono i nemici. Poi ho detto boh, mi sembra strano che fanno sta cosa così scontata. E invece ti si cuor vuota. Ok, dovrei preoccuparmi di più. Siamo al capolinea? No, siamo bloccati. E come ci sblocchiamo? Il montacarichi si è incastrato nel muro. Puoi liberarlo? Così lo liberiamo? Ok. Quanto dobbiamo proseguire? Non lo ma che so. Ma che domanda è? Di nuovo. Sicuramente. Oh no. Già, preparati. Andiamo. Guarda, Droger. Già è finito. Okay.
dai, muori. Questo tempo. Di nuovo. Vabbè. No, cadono la roba, no. Credo che siamo al sicuro. Così sembra. Padre, dopo che avremo sparso le ceneri della mamma, cosa faremo? Ma una cosa alla volta. Nulla. Torneremo a casa. Tutto qui. Nulla. Avventura finita. Per ora. Ma abbiamo molto da fare. Sulla barca, dopo aver tagliato l'ultimo albero, avevi avuto l'impressione che qualcosa fosse cambiato. È vero. La nostra casa non è più sicura. Ma lo sarà di nuovo. E poi dobbiamo continuare il tuo addestramento. Bene. Un sacco di cose. Arrivati? No, un altro popolo, andiamo a salire. Siamo quasi in cima. Niente potrà fermarci. Eh? Questo bambino se non sta zitto. Ragazzo, e stai indietro. Signor Sì. Ti seguo a ruota. Attento. Dove lo devo colpire a questo? Soprattutto come lo schivo. Gli facevo quasi nulla. Che stai facendo? Preparati. Sta scappando? Tieniti. Che momento. Fermo. Caspita, cos'è stato? Quindi l'elettricità ferma quelle cose? O quando si staccano e esplodono? Vediamo. Sembra una radice di Yggdrasil. Ma è la sua cristalli linfa. Esplosivi. Può distruggere la ninfa dell'albero del mondo elettrificando i cristalli esplosivi. Ok. Incredibile. Vediamo, amici. Spadranno in mano. Davvero un drago. Mirava gli occhi ma continuava a scivolare. Questa sarà la loro casa. Sono qui da quando i giganti se ne sono andati. Oppure sono stati loro. Amico, ma quante domande? Ragazzo, qui l'aria scarseggia. Basta domande. Ecco, respira. Ah, sì, è vero. Hai sentito? Sembrano delle urla. Fermo, ragazzo. È Sindri. Puoi ucciderne uno così grosso?
se lo cogliamo di sorpresa. Io potrei distrarlo. Che vorresti fare? Dobbiamo aiutarlo. Fa facile lui. Fa facile. Tu vai a destra. Posizionati bene. E aspetta il mio segnale. Grazie. Ehi, bestiaccia, qui! Una sola mano, tra l'altro. Madonna. Treno delle B per parare, usa L per schivare la scattata. Ok. Energia. Allora da che parte energia? Dai, cavolo. E qua lo devo buttare la roba dentro. No.
Non esplode. Capito, ma cavolo. E tra l'altro non c'ho manco energia. L'energia mega sparita, no? Perché se la prende con loro? Stai bene? Sì! Ho un piano! Al mio segnale, abbassa la gru! Ma non ho idea di come funziona! Non importa! Preparati! Ugh!
colpo d'altro. Ma appena esplode tutto ora. Che precisione! Wow! Ce l'abbiamo fatta! E tu? Ah! Ma nessuno ha ucciso un drago da centinaia di anni, dalla grande mattanza delle viverne. E se non mi sbaglio, l'avete fatto solo per me. Ti sbagli, invece. Quel drago intralciava il nostro cammino. Negalo quanto vuoi, ma tu mi hai salvato. E questo merita una ricompensa. Bene. Che sono queste? Frecce di vischio intrecciato, più dritte di Heimdall e super bilanciate. Oh... grazie. Oh, ok. Aspetta. Questo no. Avete rivisto mio fratello? Sì, dice che hai perso il talento. Oh, e che sono egoista? No, di sicuro. Che curo l'aspetto di un'arma? No, più che il suo scopo. Che sono pretenzioso? No, e ansioso. Pignolo? Lo so che cosa pensa, ma lui non può più ferirmi! Ah! Brucialo. Non ho tempo per queste cose. No, 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 aspetta, 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 aspetta! Ho un'idea migliore. Quale? Mi serve un dente di quel drago. Per fare? Ah, chiediamo manco, lo prendiamo e basta, ok? Attento a come afferri la... Oh. Non importa. È tutto così sporco. Lo volevo pulito. Aspetto. Può andare. Yeah. Non lo tocco quello. Basta che lo avvicini. Ora, passalo sulla corda dell'arco di tuo figlio. Fallo, per favore. Diventano elettriche ora le frecce. Atreus, il tuo arco. Così facciamo esplodere sti cosi rossi. Bastano due passate. Ah, piano ora. Le frecce shock. Calcola verso i cristalli esplosivi per distruggere la linfa dell'albero del mondo. Okay. Wow! Finalmente sarai soddisfatto. Oh, vedo che ci sei arrivato da solo. Io volevo... No, niente. Non ti stavo spiegando la bellezza e la complessità della mia arte, eh? No, solo... felice di essere d'aiuto. Ecco. Ok, con questo cambio il tipo di freccia. Allora, vediamo che possiamo potenziare. Sì, dico solo che non vorrei essere tuo nemico.
E per te? Silenzioso maledetto. L'arco. Ma possiamo ancora potenziare. Oh, cos'altro ti serve? Faccio un po' di frecce in più. E noi quale stiamo usando allora? Oh, si capisce quale stiamo usando. Cosa posso fare per te? Nessuno di questi quindi stiamo usando. Ecco qua, questo sto usando questo. Qua invece non si capisce. State attenti ai droger? Allora, vediamo. Questi stiamo usando, bracciali a scaglie di concentrazione. Qua cintura del volo. Facciamo questo. Da dove cominciamo? Allora, vediamo se possiamo potenziare qualcosa di... Beh, rimedia qualcos'altro e potremmo concludere gli affari. Torniamo agli affari. Quindi nessuno di questi sto utilizzando io. Questo non lo posso fare. Questo non ci interessa, questo non ci interessa, non ci interessa. Ah, perché va più giù ancora? Questo lo posso creare, questo lo posso creare, ma vado sempre a perdere. Questo aumenta un po' la forza, ma perdo sia difesa che ricarica. Qua non cambia nulla. Non capisco perché a destra vedo tutto normale con questo. Cioè non cambia nulla. Questo si cambia. Mentre quest'altro sono tutti quanti uguali. Vabbè. Così forse vedo meglio, dai.
E tu, giovanotto? Bella. Lo viziamo il ragazzo. Sì, le frecce che scaglia sono infinite, però dopo un tot si deve ricaricare. Ho finito le... Ah, perché ho finito l'argento. Ok. Posso vendere? Ok, vieni. Ma come fai a portare questa roba? Vieni. Beh, è qualcosa. Io spero che non stia vendendo niente di che c'ho addosso. Non ci ho fatto caso. Ma sotto di livello 2. Mastro Atreus, come posso esserti? Questo cavolo di... Vendi tutto. Così dovrebbe andare. Vendi tutto. Vedesti incantesimi pure come si usano, ancora non l'ho capito. Questa roba che ho venduto. Oh, come potremmo dimenticarvi? Allora, qua siamo a posto. Scelga pure, signorino. Ok. Qua abbiamo... Pomo d'ascia. Ciao Vince. Sì, ragazzo. Ma che desideri? Per il giovanotto? Ancora pregevole. Non per darmi delle arie. Tipo giusto per te, ma pensa.
E tu cosa hai adottato? Ok, vedete una cosa. Questi non li posso vendere. Uomo d'ascia. Vediamo un po' se li posso vendere. Che cosa vi porta qui, amici? Lo posso vendere, vero? Suppongo che tu preferisca mio fratello. Adesso non cambia nulla. Va bene lui. Diciamo di sì, sto cercando di capire. Se c'ho qualcosa che posso comprare. Posso comprare, posso potenziare. Tre forza è quello di più. Come forza. Vai. Più 4 vitalità. Ma chi sei? Oh, lo sto togliendo da qualche parte allora a questo punto. Questo non ci dà niente. Ok, è questo che stiamo usando. Vero? Come faccio a capire dove sta però sta roba? Se vado qui, per esempio, il simbolo della minaccia è già in un altro castone. Infatti, se leggi sotto, se si equipaggia questo incantesimo, adesso verrà rimosso da un altro castone.
E come faccio a capire dove? Ah, eccolo qua. Allora. Scambi incantesimi. No. Allora, io devo fare questo. 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 Ok. Prontissimo. Allora, vediamo un po' se posso vendere qualche altra cosa. Devo vendere tutto. Andare in giro senza niente. Giusto, giusto quello che c'è addosso. Questo è per comprare, non mi interessa. E per potenziare artiglio, vediamo se posso potenziarlo. No. Questo no. Questo no. Questo no. Questo posso potenziare, ma ci interessa. Ok. Niente. Ok. Abbiamo fatto tutto, giusto? Mi sa di sì. Vai. Fino a poco tempo fa andavamo a caccia di cervi. Ora abbiamo combattuto contro elfi scuri, troll, orchi e persino un drago. Mi sento come se fossimo imbattibili. Abbiamo vinto grazie alla nostra determinazione e disciplina. Non perché ci sentiamo imbattibili. Lo so. È solo che essere forte mi fa sentire bene. Capi? Ma questo non ce l'avevamo già. Questa vacca trovata. Sì, lo so. Provo se l'abilità, però non l'ho vista.
Va bene. Cazzo. Costano un cazzo queste cose, non le prendo tutte praticamente. Sì, no, infatti sto vedendo che... Comunque alla fine mi servono. Qua invece non sono convinto. Vabbè. Vai. Oh. Oh, bello. Preparati. Insomma, cambia. Ricarica. Calma, non ancora. Sono andato bene, no? Stai migliorando. Eccolo, lo mando in frantumi. Oh, so che mi piacerà. Però è strano, quello non è esploso del tutto. Aruba! Quel cristallo l'ho colpito, ma brilla ancora. Questa cosa? Forse devo interagire con questo. Okay. Sicuramente devo interagire con questo. Allora, proviamo a interagire qua, vediamo che succede. Incubi! Dietro di te!
Quindi quello non esplode. C'è un ponte. Come lo raggiungiamo? Toma! Dobbiamo cercare di far abbassare quel ponte. Deve essere la via d'uscita. Leggi qua invece di parlare e pensare. Ragazzo, un altro. Questo si chiama Ymir. La mamma mi ha raccontato la sua storia, ma ero piccolo. I giganti escono dalle sue ascelle. È Odino. Seria? Ma cos'è? Ok, uno l'abbiamo fatto. Sopra qua non c'è niente, vero o no? Ma gli altri dove cavolo sono? Da qua non ne ho visto niente. Di là non c'era nulla, solo uno là. Usarlo per spaccare tutto. Ok, ma gli altri dove stanno di questi? Trovarli mentre sali.
Spero solo di non perderli. Leggi, amico, leggi. Cazzo, di qua. Signor sì. Oh, bello. Ok, poi lo leggiamo. Vediamo qua che succede. Questo è per far alzare la scala. Ah, ok. Vediamo se c'è qualche altra cosa qua dietro. Non ci posso andare? Fa più freddo. Ci avviciniamo alla cima. Allora, io da qua mi fa andare da qua. Ok, questa è la cosa principale. E invece se volessi fare questo, potrei provare a farlo, dai. Solo perché sta cassa? Ah, eccolo dove sta uno. L'hai preso, credo. Sì, Vince, abbiamo fatto un bel po' di volte. Voglio chiamare Lascia. Però è strano che non stiano qui, che mi faccio allontanare così tanto. Questi sigilli. Ah, eccolo là, infatti. Dovrebbe andare. Una mela al giorno. Non ci aiuta a fare nulla. Ne servono tre. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Non subito, adesso devi scattare. Manca poco, mamma. Sì, pochissimo, guarda. Tanto a crederci. Guarda, la Lucero, la vetta. Siamo così vicini. La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. MacGyver. Attento a dove metti i piedi. Stai attento. Vado.
padre, occhio! Lo butto a terra! Ok. È fatta! Beh, hai fatto tutto tu. Questi manco posso ancora distruggerli? Mamma lo chiamava rovo di oro. Non si brucia né si taglia. Quindi? Torniamo sopra? Cioè sta cosa non le distruggeremo mai. Ma più freddo. Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Che mi dici dei venti gelidi che soffiano? Sai perché siamo qui? Visita ti ha sciolto la lingua. Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Ma il tizio è qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo. Siamo ovunque. Sì, ovunque. Sì. Allora, lo lasciano così. Ok. Dove devo arrampicarmi qua? Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo Ciao. Tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dei, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni. Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista e che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere, ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Ecco perché. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni. Non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero. Ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è
che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare. Lui? Noi andremo a Jotunheim, vero? È la vostra migliore mossa da un punto di vista tattico. Lì l'uomo che non può essere ucciso non potrà seguirvi. Che dobbiamo fare? Sì! Prima dovrai tagliarmi la testa. Che cosa? Odino ha fatto sì che nessuna arma, neanche il martello di Thor, possa liberarmi dai legacci. Ma a voi non servirà il mio corpo. Il trucco è trovare qualcuno che rianimi la mia testa con l'antica magia. L'antica magia. C'è una strega dei boschi. Lei la conosce bene. Ci aiuterebbe, vale la pena tentare. Ma se fallisse, saresti morto. Lui mi tortura, lo sai. Ogni giorno, fratello. Odino vi si dedica personalmente e credimi, non c'è fine alla sua creatività. Ogni singolo giorno. Questa non è vita. Come vuoi. Non voglio guardare. Fratello, se non riuscirai a rianimarmi, devi sapere una cosa. Il ragazzo, più aspetterai a rivelargli la sua vera natura, e peggio sarà. Non te lo perdonerà e rischi di perderlo per sempre. Ci sono cose di me che non voglio che sappia. Ah, e questo sarebbe più importante di tuo figlio? Sto per tagliarti la testa ora. Come vuoi. Tipo ciondolo. Ok. Jotunheim. Stiamo andando nel regno dei giganti perduto da tempo. Jotunheim sarà davvero molto seccante. Ecco. Sì, proprio quello che volevo dire. Ah, non ci possiamo buttare giù. Una cassa. Una mega figa. Presto tradurremo le rune di Muspelheim. Ok, 3 di 4. Si è ripreso? L'ho sentito parlare, no? Ricordi la strada per la casa della strega? Sì, nella foresta delle foglie rosso sangue, a sud del lago. So dove andare. Spero che sia tornata dal Faim e possa rianimare. Due cerchi? Sembrava simpatico prima che tu gli tagliassi la testa. Qua non c'è nulla? Ma perché ci ha messo questa zona qui? Che brutta persona. Perché qua non posso teletrasportarmi? Devo per forza andare prima al lago? Ok. Guarda che posto. Deve essere un ramo dell'albero del mondo. Ehi, rimani sulla via. Va bene, sì, lo so. Non riesco a crederci che Baldur è venuto a casa nostra. Il dio Æsir, Baldur. E tu l'hai sconfitto. Sì. Uno dei figli di Odino, il fratello di Thor. E ora ci dà la caccia con i suoi nipoti. Perché? Se rianimiamo la testa, chiediglielo. Ok. Ma qua c'è un puntino, però non posso farci nulla. È una stupidaggine, ma speravo di trovare un gigante in quella montagna. Impressione mia. Hanno davvero lasciato Midgard, a parte il serpente. Deve essere l'ultimo della sua gente. Anche tu sei l'ultimo della tua gente. È per questo che non vuoi parlare di mia mamma. Gente? Sì, la tua famiglia. Prima di mamma e me, le tue origini. Tua madre, tuo padre. Ma quando parla sto bambino?
Adesso non è il momento. Ok. Brock! 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 Che vuoi? Sono in pausa, non ci vedi? Io non mi metto certo a strillare il tuo nome ogni volta che stai lì a gingillarti. Lascialo perdere. Oh, miseria. Ora avete interrotto la mia beata solitudine. Tanto vale che vi uniate a me. Non abbiamo fame. Meglio, tanto non ve l'avrei offerto. Abbiamo visto Sindri. Congratulazioni. E sono sicuro che gli avrei permesso di rovinare la mia ascia a suo piacimento. Vediamo un po' questi danni. Quel canchero non riconoscerebbe il giusto peso e l'equilibrio di un'arma se ce li avesse di fronte. Mangia abbastanza bene? Credo di sì. Bene. Una solda martellata e via. Ora che cazzo volete di altro? Sì, ma stai tranquillo, amico. È così concentrato nel lavoro che si dimentica di mangiare e di bere. E quando si ricorda non c'è verso che si cucina. Sa che l'unico in famiglia ad avere lo stomaco e l'intelligenza sono io. Ti manca. Cosa, quell'incapace? Che ne sai? Volevo dire... Ehi, ti dispiace? Sto cercando di concentrarmi. Sono in pausa dalla pausa. Allora, buona fortuna. Ok, andiamoci da qua. Come si torna dalla strega? Prima va trovato una barca. Eccolo. No, oh, l'ha data a lui la testa. Dove dobbiamo dirigerci adesso? Di là. Dietro la grande statua di Thor. Dietro? Cadavere? Però che Sindri diedero lascia la mamma per aiutarla a sopravvivere. Aveva la forza di brandire. No, ma tutto è l'oro. E la saggezza per usarla a fin di bene. Lei scelse di proteggere i deboli. Quindi aiutò gli elfi? No. Ok, qua non possiamo salire. Però ci indica qua. Ah, forse qua era bloccato dall'altro lato, giusto? Qua non posso fare nulla. Fatto un viaggio del genere con la mamma. Lei sapeva combattere. Ah, questa è la... Ok. Sì. Pensavo dovessi sbloccare qualcosa là dentro. Andiamoci una sciacquata perché puzziamo. Anche qua. E qua. Ah, ma sì. Siamo belli lindi e profumati. Conosci posso... una storia per passare il tempo? Che genere di storia? Non so. Mamma raccontava sempre delle storie. Non conosco niente. Da bambino non te le raccontavano. Basta. Le storie sono per quando... Ah? L'acqua è scesa. Quando è emerso il serpente. Giusto. Lo sapevo.
Ah, questo è un altro teletrasporto. Ok. Almeno lo sblocchiamo. Lo so che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Contento lo stesso. Ora la porta è sparita. La tartaruga della strega si è alzata. Ancora non possiamo usare manco questo, mi sa. Tornare lassù. Avrà un modo per tornare su quando la tartaruga si alza. Cerca. Cerca un centro di gravità permanente. Guardalo, il bambino. Sì, preso. Atreus, da me. Chissà dove stanno queste cose. Ora da qui dove dobbiamo andare? Una cosa, non iniziare a darci fastidio. Noi qua stiamo facendo cose serie. Ma la porta è chiusa però. Però c'è quello. Ragazzo, leggi. È un disegno. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Ci serve qualcosa per passare. Bene, un'altra redivina. Non posso. Prego.
Padre, attento! Pronto in attesa. Padre, attento! Ok. Ma questo non succede niente, vero? Un'altra di quelle vasche di sabbia dove ho tracciato le rune. Ma che c'è sto coso qua? Vabbè. Ci arriviamo così, amico. C'è qualcosa lassù. Padre, guarda lassù. Ragazzo. Sì. Non ci dice niente? Qua c'è sempre questa cosa che non possiamo ancora utilizzare. Qua ci possiamo andare. No, può andare solo lui. Vai. Ci siamo quasi. Posso saltare con quelle assi in mezzo. Vada, proceda, proceda. È una di quelle vasche di sabbia. Balla. Ci siamo. Vabbè, se è saltato lui, posso saltare pure. La spada! Evoca uno stormo di corvi che travolge i nemici. Scusa, che cambia da questo? Ah, che falchi spettrali in picchiata. Molto più danno fanno questi. E attiviamo questo, dai. Ma sai che ti dico? Via. Come se non ci fosse un dopodomani. Ok. Noi abbiamo fatto questo per... prenderci quella cassa. Qua non possiamo salire, però là vedo della roba stramba. Una porta sembra. Beh. Qua che possiamo fare? Ah, qua con la barca ci potevamo arrivare. Non possiamo saltare. Qua ne abbiamo rotto uno solo. Di questo. Laggiù possiamo prendere qualcosa. Ah, ecco, possiamo rompere pure quello, giusto? Ah, ecco, no.
Ah, qua. Quello laggiù che cosa? Riflesso? Allora, andiamo di qua. Prendiamo l'amico Frizzi. Apriamoci anche questa altra cassa. Ci manca solo uno di quelli. Posso anche buttare questo, devo far forse girare qua. Vabbè. Ci manca un sigillo. Non vedo nessuna parte, però mi sembra strano. Non me lo faccio fare adesso. No, non c'è niente, no. Uno l'abbiamo visto qua. Qua non c'è niente, giusto? Ma non ci possiamo andare, a meno che non sta qua dietro. Sa di no. Ok, andiamoci da qua, dai, tanto è inutile.
No, c'è niente, no? Andiamo. Oh, ma questo? Ma sul serio? Fanculo. Ora apriamo il portiere. Fanculo. Ehi, aspettami. Più facile del previsto. Bene, abbiamo aumentato la rabbia massima, dai. Mi serve un po' di salute, siamo messi un po' maluccio a salute. Questo? Perché c'è sto coso qua vicino? Si limita a decifrare le rune di Muspel. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il regno di fuoco? Ah. Possiamo andare. Non ho capito, ma che roba è sta roba qua? Roba incastrata, roba fatta apposta. Tornate indietro, Aesir. Gli dei non sono i benvenuti. Eccolo! Spero si ricordi di noi. Ragazzo, qui. Interessante. Non torto, ho detto. Ok. Come va, Charlie? La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui. O almeno quello che ho capito io. Charlie. Ok, andiamo. Ah, questo qua è un nascondiglio della mappa del tesoro. Finito? No, c'era un altro. Attento! Ah, ancora. Sono pronto.
Buongiorno. Sono stato bravo, vero? Meglio. Questo non ce l'ho letto. Seidur Niding su chi sconfinerà. Leggi. Certo. Morte al dio Corvo, dio degli impiccati. Preparati. Vabbè, dai. Ci possiamo andare. Prove, ma niente. Vabbè. Non c'è scritto manco le lettere. Vabbè, andiamocene. Non dovevo andare dall'altro lato, ma... Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce? Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusami. Che succede? Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa? Salve. Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Ti prego. Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglionetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Pura. E si muove, quindi. Basta. Funziona. Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Oh, ciao Vince, grazie per essere passato. Da quanto tempo? Ti trovo bene? Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più.
Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito questa idea. Freya? Cazzo. La dea Freya? Neanche tu lo sapevi? Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Ecco, è cassato con chiunque. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il Serpente del Mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me. Ah, perché non sono frecce verdi, ma sono sempre quelle le frecce, ok. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Allora, dove dobbiamo andare? Qua? Vai. Mimir, perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Ma va. Mimir. Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Ho bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando. Ok, andiamo qua sopra. Almeno sappiamo a che serve sto coso. Bene, poggia. Ha fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso buon sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotunheim. Il drago Shannon, desideri. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr.
tornati, amici. Si ricorda di me? L'aiuto! No, non è così. Ecco. Ma si mangia. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efni un fungo. Curioso. Che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Da sobrio. Aspetta, guarda. L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Ma dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Ma qua sotto la barca. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene. Discendo ancora. Ok, ragazzi, io direi di fermarci qua comunque. Azioni. Azioni. Salva. Ok, allora ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché invece qui su Twitch, ragazzi, siamo sempre in diretta. Tutti i giorni dalle ore 17 potete trovarci sempre qui, quindi venite anche voi, che più siamo. Meglio è, meglio è, meglio è, meglio è. Per voi in chat invece vi ringrazio assolutamente la compagnia, vi do appuntamento, mi sa, lunedì, se tutto va bene lunedì. Se cambia qualcosa vi faccio sapere su Telegram, se facciamo magari qualche diretta extra, ma dubito, però non si sa mai, magari vi avverto, ok? Altrimenti riprendiamo God of War lunedì, va bene? Vi auguro una buona serata e un buon weekend nel caso. Ciao ragazzi, ciao ciao!